Ciao amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi un video haul o svuota la spesa che vi faccio vedere la spesa che ho fatto da Action, questo discount che ha origine nei Paesi Bassi e che da poco tempo è sbarcato qua in Italia, soprattutto nel nord Italia. Io c'ero stato una scappata prima di Natale, però non avevo comprato nulla, invece questa volta ho comprato un po' di cose che vi faccio vedere. Avevo sentito parlare di Action per la prima volta da Mauro del canale Mauro i Profumi e da Eli del canale Eli Valsecchi. Saluto tutte e due, mando un bacio e li ringrazio per il loro affetto. E quindi appunto sentendoli parlare, vedendo i loro acquisti, sono stato incuriosito anch'io e ci sono andato principalmente perché dovevo comprare un piccolo pensierino, volevo comprare una candela, però poi ho comprato tante altre cose. Allora vi faccio vedere innanzitutto la bustona, qui ho messo tutto a lato. La bustona di Action, eccola qui, piena, e vi faccio pian piano vedere, adesso mi avvicino alla borsa, vi faccio pian piano vedere le cose che ho comprato. Innanzitutto vi faccio vedere la candela, questa, molto carina, profumo di Magnolia, Magnolia Kiss, bellissimo colore, c'era anche bianca, mi sembra che fosse i fiori di cotone, però mi piaceva molto l'idea, mi piaceva molto il colore e poi il fatto è appunto che fosse una candela, una volta finita la candela si può riutilizzare come portacandele ma anche come portagioie, come soprammobile, molto carino. Questo l'ho pagato intorno ai 4 euro, quindi un buonissimo prezzo. Questo è vetro, bello, sono stato molto felice di questo acquisto. Poi vediamo le altre cose che ho preso, le pesco sempre dalla borsa. Allora, vabbè, innanzitutto questo per la casa, questo spray per i vetri, anche questo costava intorno a un euro, tutto più o meno costava un euro, e poi vi dico magari quello che costava leggermente di più. Uno spray per i vetri, era finito e quindi... Tra l'altro questo vedo che è una bella confezione da un litro, quindi secondo me è conveniente. Poi ho comprato una maglietta intima, questa costava, se non mi sbaglio, 3,99 di cotone e 5% elastan. Avevo bisogno appunto di qualche maglietta intima di ricambio. Poi un deodorante, questo, ne ho preso uno a caso, ce n'erano diversi, queste erano le profumazioni maschili e questo non l'avevo sentito perché di deodoranti non c'è il tester, buono, dovrebbe essere appunto legnoso, un legnoso bruciante, burning food, anche questo costava intorno all'euro. Buono, deodorante, body spray, un profumo buono, classico profumo maschile, non è che sia particolarmente originale, però buono, devo dire che mi piace. Poi testiamo ancora a questo cavo per il telefonino, anche questo costava intorno all'euro, forse 2 euro. Questi servono sempre per caricare il telefonino e me lo sono accaparrato. Poi, sempre in tema di regalo, questi li avevo già aperti, ho preso questi bellissimi bigliettini regalo. Guardate come sono belli. Adesso poi sono tutti diversi, questo è quello con la giraffa. Questo ha l'elefante. E le rose dietro, qua c'è un'altra giraffa, qua ci sono un pochettino più animali, sempre della savana,
Questo invece è un pochettino più festoso. Ah, e ci sono i miei amici fenicotteri, bellissimi. Questi bigliettini hanno la loro busta, costavano intorno ai 2 euro. E poi praticamente grattandoli con un pennino, che è qui, vi faccio vedere come si possono decorare, insomma, a proprio piacimento. Sono già belli così, però si possono appunto decorare. Vedete, qui ho grattato e quindi c'ho questi brillantini, e quindi si possono fare delle scritte, fare dei disegni. Io non so bene cosa farò perché non sono molto bravo, potrei anche lasciarli così, vedremo. E questo lo utilizzerò, appunto, poi c'è lo spazio bianco dentro per scrivere il bigliettino da legare alla mia candela. Poi, siccome questi non avevo capito bene come funzionassero, ho preso anche un bigliettino di scorta normale, questo col girasole, perché ho detto, se poi questi biglietti magari sono da comporre così, poi mi ritrovo in braghe di tela, e quindi ho comprato anche questo bigliettino. Questo bigliettino penso che costasse sui 50 centesimi. Poi ho comprato questi bellissimi occhiali, 99 centesimi, da utilizzare, no, così si mettono, per carnevale. Molto carini, occhiali da sole. Li utilizzerò magari per carnevale o per fare qualche video. Non potevo lasciarli lì a 99 centesimi, scusate se ogni tanto mi immergo nella borsa. Ah, poi ho comprato questo set di prodotti per il corpo alla banana, uno scrub allo zucchero e banana e una crema per tutti i tipi di pelle, una crema corpo, vabbè, che latte corpo, userò anche per le mani. Anche questi costavano forse questo 2 euro e questo 1 euro, però potrei sbagliarmi, comunque i prezzi non erano molto alti. Poi andiamo a ripescare. Ah, qui abbiamo un pochettino di maschere. Allora, maschere, questa è una maschera viso al popcorn, dovrebbe costare intorno ai 69 centesimi. Una maschera che appunto ha questo disegno, adesso io non l'ho ancora aperta, praticamente poi si può anche condividere il selfie che viene fatto con questa maschera, profumo di popcorn, molto molto carina. Poi magari vi pubblicherò qualche foto o farò qualche video con queste maschere, perché sono tutte delle maschere molto strane. Poi, a proposito di maschere strane, queste due sono 4 e 4, anche queste intorno all'euro. Queste color rosa shocking, e questa con i glitter, che queste non vedo l'ora di, più che di farle, di di vedere il risultato. Mi fanno, quando le ho viste non potevo lasciarle lì, ho detto sono troppo carine. Eccole qua, quindi una glitterata e una, queste sono 5 addirittura, fluorescenti. Poi queste invece sono delle maschere per i piedi, questa all'uva e questa all'arancia. Praticamente ci sono quei calzini, si tengono sui piedi per un quarto d'ora, 20 minuti, e poi vengono i piedi belli morbidi. Poi ecco, questo costava intorno ai 4 euro. Qua ci sono proprio dei calzini, c'è un gel
e praticamente appunto questi calzini sono riutilizzabili per fare appunto le maschere ai piedi. Una bella idea, perché magari appunto uno utilizza una crema un pochettino grassa per i piedi e poi si mette queste calzine. Adesso io non l'ho ancora aperta perché appunto non ho intenzione, cioè non penso di usarle immediatamente, anche se questa effettivamente, visto che fa ancora freschino, dovrei usarla. Quindi questo costava un pochettino di più, ma ci sono queste calzine antiscivolo che possono essere riutilizzate. Poi andiamo ancora a pescare. Ah, qua ci sono altre maschere. Tante, non mi ricordavo neanche più di averne prese così tante. Queste sempre per i piedi, con questo bellissimo disegno leopardato. Poi c'è questa, questa invece sempre maschera per i piedi zebrata o tigrata, qui dice tigrata. Poi questa maschera per il viso alla ciliegia. Questi costavano tutti meno di un euro, eh. E poi, questa l'avevo lasciata da parte, questa maschera con le bolle. Non le avevo mai viste queste maschere con le bolle. Ne avevo sentito parlare dall'amica Eli del canale Eli Valsecchi e l'avevo acquistato anche lei proprio qui da Action. E ero curioso proprio di provare questa maschera con le bolle. Praticamente si mette sul viso, io non l'avevo mai viste, e si formano queste bolle, poi pian piano la maschera si asciuga e si rimuove. Questa, come avevo promesso alla Eli, la farò in un video, quindi vi mostrerò il risultato, ve lo farò vedere. Poi anche le altre ve le voglio far vedere perché sono tutte strane. Poi abbiamo... Ah, questa è un'altra maschera per i piedi esfoliante, quindi per i talloni un pochettino ruvidi. Poi questi pad per gli occhi. Questi forse costavano 1,50 euro o un po' di più, al cetriolo, per le occhiaie, infatti ne ho un pochettino. Oggi sono anche in versione barbuta. Poi, ci sono questi bagnoschiuma, che sono delle mousse, le ho comprate in tutte e tre le versioni di questo marchio Spa. Questo è ai frutti rossi e vaniglia, questo nella confezione rossa, mi appoggio di qui. Questo è ambra e boccioli di fiore. I profumi non li ho sentiti, quindi non li so, però mi ispiravano. E questi, brezza di mare e mandorle. Vediamo, però avevo già provato, i profumi non si sentono. Tra l'altro, ecco, queste spume da bagno sono... le trovo molto buone, perché appunto lasciano la pelle molto morbida rispetto ai classici bagnoschiuma. Poi, l'avevo lasciato di qui, questo bagnoschiuma della Nivea latte corpo doccia, però per fare la doccia, al cacao, non l'avevo mai visto, infatti comunque ha tutte le scritte in tedesco, questo costava intorno ai 2 euro, al profumo di cacao, molto buono, poi di solito i prodotti della Nivea sono buoni, e anche questo appunto dovrebbe lasciare la pelle abbastanza morbida, perché non sempre poi amo mettere la crema e quindi questi bagnoschiuma che idratano un po' li preferisco. Poi arrivano anche i profumi, perché ho comprato anche i profumi. Poi ho comprato delle cose da mangiare, perché ci sono anche soprattutto dolciumi salati a lunga conservazione. Queste sfogliatine
con la mandorla, con il ripieno di mandorla, mettiamole qua, questi bounty, questi cookies al bounty, per bounty, devono essere buonissimi, anche questi avevano dei prezzi bassi, appunto tutto intorno all'euro. Tra l'altro appunto questa parte alimentare c'erano tutti i prodotti un pochettino strani, un pochettino che strizzavano l'occhio, i prodotti americani mi ispiravano molto, ho preso però soltanto questi due, mi sono trattenuto. Poi ho comprato per la mia nipotina, quella più piccola, Ginevra, che compie tra poco 2 anni, questo maxi lecca lecca con dentro 15 lecca lecca. Questo costava intorno ai 2 euro, meno di 2 euro comunque, 1,79, 1,89. Guardate qua, c'è l'unicorno, il koala, il pinguino, impazzirà perché lei ama i lecca lecca. E quindi impazzirà quando vedrà questo maxi lecca lecca, molto carino anche per fare un regalo. C'erano tante idee regalo anche per i bambini, lo rimetto nella borsa, idee per organizzare delle feste, molto carino, poi dei prezzi economici. E arriviamo ai due profumi, perché ho comprato anche dei profumi che costavano questo intorno ai 5 euro e questo intorno ai 4. Mi sta cadendo la borsa. Allora, questo l'avevo già aperto per vederlo, è di questa collezione che si chiama Christina's. Io ne ho altri di questi profumi, poi vi farò un video un giorno. Ho quello a forma di ciliegia, quello a forma di fragola pucciata nel cioccolato. Pucciata vuol dire intinta nel cioccolato, è un modo che usiamo qui a Milano di dire pucciato, vuol dire immerso, intinto. E poi ho la forma di pesca e ho visto che c'era appunto a 5 euro, meno di 5 euro, questo a forma di ananas e l'ho preso. Questo sa di ananas, l'avevo già sentito, un ananas abbastanza fresco, buono, mi piace. La nota di ananas poi secondo me nei profumi è molto buona, molto fresca, molto estiva, sta bene un pochettino a tutti. Sono molto carini questi profumi, hanno queste boccette appunto belle, ma anche i profumi sono tutti fruttati, ma sono buoni. E poi l'altro era questo del marchio Figenzi, Young and Free, Leia e Eleonora, mi sembra che anche gli altri si chiamavano così, poi c'era la dicitura in fondo. Di questo c'erano i tester, quindi ho potuto sentirlo e questo era quello che mi piaceva di più. Vediamo se riesco ad aprirlo. La boccetta è questa. Bello il succo del profumo. Questo colore ambrato. Infatti è un profumo, come dice il suo colore, ambrato. Ambrato e vanigliato. È un profumo particolare. Non so cosa potrebbe ricordare. Devo andare, non ho letto nulla. Senz'altro è qualche profumo, si avvicina a qualche profumo più famoso. Però appunto questo costava 3 euro, anche meno. Quindi ho detto, ma sì, lo prendo. L'altro l'avrei comprato anche se fosse costato di più, perché appunto praticamente ho tutta la collezione, un po' ne avevo comprati in negozio, un po' su internet, e quindi mi piacevano questi frutti di Christina con la K. Questo però appunto era un profumo, no, di qui ce l'ho, che
ispirava, sì, perché è ambrato buono, insomma, rientra nei miei gusti. Quindi ho comprato anche due piccoli profumi. Quindi se vi capita di andare da Action, troverete tante cose, prodotti per la casa, prodotti per il bricolage. Naturalmente io tutta quella parte l'ho saltata perché per i lavoretti sono veramente negato. Poi c'è una parte di alimentare appunto con dolci e salati comunque a lunga conservazione. E poi ci sono tante idee regalo per bambini, per adulti. Poi c'erano già tutte delle decorazioni per la primavera, quindi coniglietti, paperelle, pulcini, uova, molto carino, ben fornito. Poi c'è tutta una parte dedicata alle offerte della settimana, infatti le maschere erano in offerta. E poi cosa volevo ricordarvi? Ah, c'era una maschera molto carina che comprerò la prossima volta, che era fatta tutta da delle perline rosa. Una maschera riutilizzabile che si mette in frigo, si raffreddava, poi si appoggiava al viso e appunto dava freschezza alla pelle, tonicità alla pelle. Forse adesso non era proprio la stagione ideale, però se ripasso, sperando di trovarlo, perché in questi discount c'è molto ricambio, la voglio acquistare questa maschera, perché solo il colore, il fatto che fosse tutta fatta di perline, era stupenda. Bene, allora vi saluto, vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi qui su YouTube, su Instagram, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, scrivete i commenti e vi aspetto alla prossima. Un bacio ancora, ciao ciao con la manina. Ciao!